Cari amici, buongiorno e pace e bene a tutti voi, anche dai miei confratelli che sembrano silenziosi ma parlano sempre, anche tanto. Ma oggi soprattutto in questo tempo, in questo periodo del Natale, vogliamo rallegrarvi con delle immagini belle del presepe. A 800 anni dal presepe di Greccio, ecco, abbiamo preparato qualche cosa di molto bello per voi e, oltre che l'augurio del Natale, vi vogliamo mostrare queste immagini e darvi anche una spiegazione, una guida, perché possiate godere con noi della nascita del Redentore. Sigla. Cari amici, in questo Natale, ecco, siamo per entrare in un presepe particolare, un presepe che abbiamo voluto allestire proprio nel ricordo degli 800 anni dal primo presepe di Greccio, 1223-2023. E chi ci guida nel presepe è lei, la nostra mamma celeste, che ci ha fatto una raccomandazione, ecco, che noi abbiamo voluto scrivere su questo tabellone, su questo banner, ecco. E lo leggiamo. Giuseppe, sì. Ecco. Venite figli, entrate, vedete e sempre ricordate la grande umiliazione del Figlio di Dio, che nel mio seno è diventato Gesù e si è immerso nella nostra umanità e della creazione tutto ha redento e santificato. La vostra mamma celeste, Maria di Nazaret. Ecco l'invito di Maria che ci chiede di entrare, ma non soltanto per guardare, ma per riflettere su questo grande mistero della incarnazione. Ecco, dicevo che abbiamo allestito questo presepe nel ricordo del presepe di Greccio e abbiamo voluto mettere questi tabelloni, come si chiamano? Banner, sì, tabelloni. Sempre banner, no? Dove abbiamo descritto, poi faranno le riprese di questo manifesto, dove è stato scritto il ricordo, cioè come ci viene presentato il presepe di Greccio dalle fonti francescane. Poi Claudio ci leggerà anche questo testo. Ora entriamo nel presepe. All'ingresso di questo spazio che abbiamo voluto sistemare per questo presepe, ecco, troviamo una piccola statua del Padre San Francesco e davanti a lui, in questa radice di ulivo, un mini presepe. Ecco, il ricordo di questo presepe quindi ci spinge a iniziare questo percorso proprio collegato al Francesco, al Padre San Francesco, al presepe. Ecco perché Gesù ha voluto vivere in mezzo a noi, o mezzo, il Verbo di Dio si è incarnato e diventato Gesù per noi, per la nostra salvezza. Ecco, e quindi allora abbiamo voluto mettere questo tronco di ulivo, questo ulivo che ha forma di croce. E su questo ulivo a forma di croce, vedete, abbiamo impresso il volto, le mani, i piedi e il costato del crocifisso delle stimmate. E lì
Claudio. Da questo costato aperto, da questo cuore squarciato, è sgorgato l'amore che ti è donato e nei sacramenti della Chiesa sei salvato. Ecco, quindi dal costato sgorga quest'acqua di salvezza che scende su questo mondo riarso, questo mondo dove non c'è vita, e piano piano germoglia qualche cosa di nuovo, come la Sacra Scrittura ci dice. Esatto. Dal tronco di esse spunterà un germoglio, dalle sue radici si innalzerà un virgulto, su di lui si poserà lo Spirito del Signore. Questo è il significato che abbiamo voluto dare a quest'acqua viva che sgorga. Accanto a quest'acqua vita, andiamo avanti, ecco, c'è questa costruzione, questa piccola costruzione alla quale vogliamo dare il significato della torretta che è a Pietrelcina, dove Padre Pio ha vissuto i primi anni del suo sacerdozio, no? E ecco, lì si ritirava per la preghiera, per il silenzio, per il raccoglimento. E diciamo che, come usavano anticamente, c'erano queste costruzioni, Giuseppe, che sopra si viveva anche un letto, un accenno di letto, e sotto si mettevano gli animali. In genere si metteva il maiale lì sotto, ecco, e invece noi abbiamo voluto mettere i conigli, che sono gli animali più miti, più docili. Sono anche quelli più piccoli, perché così ci possono andare lì dentro. Ecco, giustamente, no? E quindi, ecco, abbiamo messo questi conigli, e poi, andando avanti, c'è un, che cosa possiamo dire, un mobile particolarissimo, che è un confessionile. Un confessionile. Perché? Perché collegato con il ricordo del padre San Francesco, in questo luogo non poteva mancare il ricordo di padre Pio. E allora, che cosa ha fatto padre Pio per aiutare la redenzione e la salvezza dell'umanità? Ha operato attraverso il sacramento della riconciliazione. Quindi il confessionile è stato il luogo dove lui ha aiutato la gente ad avvicinare il Signore. E diciamo, ce lo ricordiamo, uno dei sacramenti appunto è il sacramento della riconciliazione, della penitenza, e poi per il nutrimento della nostra vita spirituale abbiamo l'Eucarestia. E l'Eucarestia si fa con che cosa? Con il pane. E quindi abbiamo voluto ricostruire un forno dove si può cuocere il pane. È un forno rustico, rudimentale, fatto in questo luogo da alcuni nostri collaboratori. E comunque sempre c'è questa creazione intera che è redenta dal sacrificio di Gesù. E qui sotto, vedete, abbiamo voluto mettere dei pulcini di una razza particolare che si chiamano le more seta, perché sono un po' scure sul volto e le piume sono come una seta. Ecco, e continuando, dove abbiamo messo il fieno e la paglia, sopra abbiamo messo questa parte di un basso rilievo che è nella cripta di Santa Maria delle Grazie. È padre Pio che porta tra le sue braccia un agnello alla Madonna e a Gesù Bambino, e accanto, dietro a lui, c'è un gregge, ci sono alcune pecore. E vogliamo leggere un po' cosa abbiamo scritto lì su, Claudio. Padre Pio, come il padre San Francesco, si commuoveva profondamente al pensiero della grande umiliazione del Verbo nel nascere nella nostra natura umana, e univa l'umiltà e povertà di Betlemme al grande amore del dono della vita che Gesù ha fatto al Padre per noi sul Golgota. Si estasiava davanti al presepe e, come un buon pastore, ha guidato tante pecorelle all'incontro con Gesù, Maria e Giuseppe.
Eccoci le pecorelle che non possono mancare in un presepe, ma abbiamo un significato particolare che vogliamo dare non soltanto alle pecorelle, ma anche a un piccolo lupo che abbiamo messo con le pecorelle. Perché? Fra Claudio, che ha ancora il microfono, che cosa ci dice la Sacra Scrittura? Che il lupo e l'agnello dimoreranno insieme. Insieme, proprio grazie a questa vita nuova che è portata dal Salvatore. Ma ecco, questo lupo non soltanto vuole stare qui dentro, però lo possiamo portare con noi? Sì, lo portiamo sempre con noi questo ecco, lupo. Ecco, e allora? Lo vogliamo prendere? Katie? Vieni? Forza! È un bellissimo cucciolo questo bellissimo. Vi devo dire che per l'occasione abbiamo voluto prendere questo cucciolo che è tanto caro a Fra Claudio. È lui che se ne occupa, che lo custodisce. E che cosa fa questo? Vuole giocare. Ecco, allora in questo spazio abbiamo messo gli animali che sono diciamo particolari per un presepe. Gli agnelli, ci sono anche due capretti che sono un po' ribelli, saltano dappertutto. E accanto a questi agnelli abbiamo messo anche un po' di colombi e anche di galline. E vi devo dire un particolare di questi colombi, caro Giuseppe, Fra Giuseppe. Se ci abbassiamo e guardiamo un po' lì sotto quel riparo, vedete, c'è un colombo. Che cosa fa quel colombo lì, fermo, bloccato, così? E che cosa fa? Cova. Perché da pochi giorni che abbiamo messo qui, ma loro si sono trovati talmente bene in questo ambiente che una coppia di colombi, ecco, ha preparato il nido, ha fatto le uova e adesso stanno covando queste uova. Questo nell'uomo sappiamo bene che c'è la vita nuova, una vita nuova che viene generata. Ecco, allora vogliamo continuare questo percorso perché ci avviciniamo proprio al momento particolare, no, all'ambiente particolare che è la grotta, la Natività. E quindi noi, cari amici, ci risentiamo tra breve, dopo un momento che diamo alla regia per la pubblicità. A breve. Ecco di nuovo a voi, cari amici, la nostra presenza e il nostro augurio. In questo Natale siamo arrivati qui, in questo luogo specialissimo che è la grotta, che è la capanna, che è la stalla soprattutto della Natività. E siamo in compagnia delle persone più importanti, no? Gesù, Maria e Giuseppe. È un luogo particolare dove ci ritroviamo insieme. Siamo noi frati, ma anche con tutti quelli che hanno lavorato per realizzare tutto questo magnifico presepe. Siamo in compagnia anche con questi animali particolari, gli agnelli, il lupetto che è con noi, e quindi c'è tutta la natura, tutta insieme. Ecco, ci ritroviamo qui. Che cosa abbiamo voluto realizzare in questo spazio? Prima di tutto preparare una mangiatoia, e sopra questa mangiatoia abbiamo appeso qualcosa. Fra Giuseppe, che cosa ci dice di questa mangiatoia e di questo che abbiamo appeso lì vicino? C'è l'uva. L'uva, e in mezzo ci sono anche
le spighe di grano. Si chiamano l'Eucaristia, ecco, no? L'Eucaristia. E noi sappiamo che perché Gesù è stato deposto in una mangiatoia, è stato messo in una mangiatoia. Secondo il Vangelo, che cosa ci dice il Vangelo? Che sono arrivati a Betlemme Maria e Giuseppe. Non c'era posto per accogliere il bambinello e quindi... Non c'era posto per loro in un alloggio, in un albergo, e quindi sono dovuti andare in una stalla. Sì. No? E quindi in una stalla che cosa c'è? Ci sono gli animali e c'è un luogo particolare dove viene messo il cibo, il nutrimento per questi animali, cioè, che è la mangiatoia. Ecco, questi agnelli vanno a mangiare proprio vicino a Gesù. Però il significato nostro, cioè, ecco, il ricordo di Gesù, perché Gesù è stato deposto in una mangiatoia, poteva essere messo in un altro spazio della... Quella che è stata la sintesi di San Francesco nel suo presepe, cioè Gesù si fa cibo per noi, e quindi la sintesi è proprio lì presente, sull'altare, l'Eucaristia, e quindi in questo modo abbiamo richiamato questo. Ecco, quindi l'uva serve per fare il vino e le spighe di grano servono per fare il pane, e quindi il pane e il vino, che è l'Eucaristia. E come nella mangiatoia c'è il nutrimento per diciamo gli agnelli, per le pecore, così nella mangiatoia spirituale nostra c'è il nostro cibo per il nutrimento della nostra anima, della nostra vita spirituale, no? E diciamo che ci sono anche altri piccoli particolari in questo spazio. Che cosa ci dice? Ritroviamo anche alcuni frutti della nostra terra, tipica della nostra terra del Gargano, i limoni in modo particolare, che sono sparsi un po' dappertutto, come anche gli altri agrumi, i pompelmi, ma... I cedri, quelli grossi, grossi. Anche quelli sono i cedri. Sono cedri, ah, ecco, e ecco, pompelmi. Esatto. E poi vabbè, altre pietanze come i pomodori, i peperoncini secchi, sì, che comunque provengono dalla Calabria, questo va detto, che ci sono, sì, state date in dono. In dono dalla Calabria. Esatto. E poi vicino qui, dobbiamo dire qualcosa, Fra Carmine, tu sei, no, non è grande lavoratore di falegnameria, non è troppo esperto, lui è più di, ecco, e abbiamo messo, proprio perché sappiamo che Giuseppe era un falegname, no? E quindi sopra questo tavolo, che è un tavolo da lavoro, ma è un tavolo veramente antico, dove c'è stato un lavoro di generazioni, di persone che hanno veramente lavorato su questo tavolo, abbiamo messo degli attrezzi, gli arnesi del lavoro, di un falegname. Ecco, vediamo questa sega è una sega proprio fatta apposta per i falegnami, perché aggiustavano il giro di là, direzione di un modo o in un altro di quello che dovevano tagliare. E poi qui vicino, mi posso alzare perché sennò non posso spiegare bene, qui vicino ci sono le, come si chiamano queste? Questo non lo so. Queste si chiamano pialle. Piallare sì. Significa rendere liscio una superficie di legno. Le pialle, vedete, sono particolari queste, perché queste rendono liscio il coso. Poi ci sono delle pialle che fanno il bordo, vedete il bordo della, e anche fare una specie di curva di cosa, no? Quindi queste sono le pialle. E poi c'è un altro attrezzo, vedete, questo serve per fare il foro, perché anticamente, al tempo di San Giuseppe, di chiodi non ce n'erano. Che cosa facevano per mettere insieme le varie parti di un mobile? Facevano i fori con questo arnese, o anche con questi più piccoli, vedi quando sono piccoli questi, facevano i fori e poi mettevano dei pezzi di legno. Quindi
tutto l'assemblaggio di un mobile avveniva attraverso questi attrezzi. San Giuseppe ne ha fatto parecchio di lavoro. Questa è anche qualche cosa per tagliare, no? Tutte queste cose belle. E poi qui vicino a te abbiamo messo altri due attrezzi che servivano soprattutto per i pastori. Questa sapete che cos'è? Voi siete un po'... Delle forbici. Le forbici per tagliare la lana alle pecore. La lana. Ecco, si tagliava così la lana alle pecore. E invece quest'altro strumento, quest'altro attrezzo, a cosa serve? A pulire i muli, gli asini, le mucche, per rendere il pelo bello, togliere ciò che sul pelo dava fastidio. Vedete quante cose, quanti attrezzi usavano anticamente? Sono dei geraviti, dei cacciaviti, non lo so. Questi sono degli scalpelli per fare varie parti delle cose. Questo è liscio, vedete? Sì. È liscio così, e invece questo c'ha una certa curvatura. Per rendere un po' così, che faremo? Lo useremo lì perché vogliamo ancora fare dei rigagnoli per i sette sacramenti. Quindi non è ancora terminato il presepe. Ma il presepe è sempre in movimento, non è una cosa stabile, statica. È tutto un movimento, come puoi tenere fermi gli animali? Anche perché per l'occasione degli 800 anni rimarrà. Dobbiamo fare tante cose. Certamente daremo la possibilità ai nostri amici, a tutti i pellegrini che vengono in questo luogo. Il cagnolino sta qua. Che fai qua? Vieni? Che è successo? Ecco la sofferenza degli animali che si sentono soli. Gigi. Ah, là si stanno mangiando pure i peperoni. Eccoci qui, cari amici. Abbiamo vissuto questo momento particolare in questo luogo. Ecco, andiamo anche a ciò che gli animali un po' più importanti per una natività. Pensiamo all'asinello e al bue. No? Questo è nella Sacra Scrittura, è detto che il bue, l'asino e il bue conoscono la mangiatoia del proprio padrone, invece tu, popolo mio, non ti ricordi di me, il tuo padrone è colui che ti dà nutrimento. E quindi l'asino senz'altro l'ha usato San Giuseppe per accompagnare, per dare sollievo al cammino di Maria, perché era a nono mese, no? Quindi aveva un po' di difficoltà a camminare, e invece il bue si trovava lì in quella stalla. Ecco, siamo circondati da questi animali, siamo circondati anche dai nostri confratelli, no? Anche noi apparteniamo al regno animale, vogliamo dirlo anche questo, certo. No? Ecco, non dobbiamo pensare di essere chissà che cosa. Creature del Signore. Creature del Signore che dobbiamo vivere nell'umiltà. E l'insegnamento grande di questo ricordo, questa celebrazione, questa realizzazione di un avvenimento di 2000 anni fa, di più di 2000 anni fa, che cosa ci deve portare? Io credo soprattutto la umiltà che Gesù ci ha insegnato, e poi soprattutto la pace. È un augurio che noi vogliamo fare di cuore ai nostri amici telespettatori, l'augurio della pace, di questa pace che ci viene data proprio dalla presenza di Gesù in mezzo a noi, e anche dall'esempio che abbiamo avuto sempre e dobbiamo avere sempre da Maria e da Giuseppe, che hanno collaborato tanto con il Signore per la salvezza dell'umanità. E accanto a loro noi vogliamo ricordare sempre il nostro amato Padre Pio, che non dobbiamo mai dimenticare della sua umiltà, della sua carità, del suo amore e anche della sua, del suo lavoro per la riconciliazione dei cuori. Cari amici,
Ecco, voglio invitare a Fra Carmine di venire da quest'altra parte, di venire accanto a noi, proprio perché tutti quanti insieme vogliamo augurarvi un santo Natale, un Natale che sia veramente la festa della pace, della riconciliazione, della gioia, della serenità, non soltanto tra di voi, ma soprattutto con Lui, con il Signore Gesù, che ci ha voluto e ci ama veramente tanto, che ci vuole bene e che ci vuole accompagnare sempre nella sua umiltà e nella sua pace. Auguri, buon Natale! Buon Natale. Auguri!